Sul circuito toscano del Mugello è andato in scena il terzo round del campionato italiano velocità con Morri e Di Vittori, piloti del team MR Racing di cui Rossini TV è media partner, che dopo turni di qualifica in cui non sono riusciti a raccogliere l'intero potenziale, hanno comunque permesso al team di preparare due ottime moto per le gare. Di Vittori, pur partendo dalla 16ª casella in griglia, in gara 1 si è prodigato in un buon recupero che solo a causa di un piccolo errore sul finale non gli ha permesso di fare ancora meglio, tagliando il traguardo in 13ª posizione. Meglio ha fatto Morri che partendo dall'8ª posizione, proprio alla partenza, si è trovato a subire un forte contatto da parte di un altro pilota che lo ha relegato nelle retrovie. Da lì è però partita la sua rimonta che lo ha riportato fino al 10º posto. In gara 2, Di Vittori si è migliorato recuperando 8 posizioni rispetto alla casella in griglia di partenza e portando a casa un ottimo 8º posto al termine di una gara di grinta e determinazione. Esito diverso per Morri che, nono al primo giro, a suon di sorpassi e tempi sul giro di rilievo, si è portato fino in 3ª posizione che purtroppo ha perso a causa di una scivolata quando mancava un giro e mezzo al traguardo. L'ovvia delusione per il prestigioso risultato mancato non ha però tolto la gioia di aver lottato coi migliori della categoria per quasi tutta la gara. Prima della partenza della seconda gara, io e il capotecnico Davide abbiamo avuto il colpo di genio dell'ultimo momento che ci ha permesso oggi di lottare per la 7ª posizione. È stato un peccato perché dopo la prestazione di gara 1, dove in bagarre non sono riuscito a spuntarla sui miei avversari, nella seconda gara diciamo che sono riuscito nel finale di gara ad avere, grazie a quella modifica, quel decimo in più per fare un po' di selezione nel gruppo e in modo da avere una scia minore e di avere meno scie sul rettilineo e di portare a casa l'8º posto. In gara 1, dopo un contatto con un pilota che mi è venuto addosso, ho perso parecchie posizioni, ero tra le ultime e ho dovuto recuperare, ho chiuso 10º. Invece in gara 2, dopo una discreta partenza, ero in lotta per il podio, mentre ero 3º stavo tirando troppo caldo, l'asfalto era a 58 gradi e quindi sono scivolato, però sono consapevole di poterlo fare, di poter lottare anche per magari qualcosa in più del podio e ci rifaremo la prossima. La prossima, che sarà il 30 e 31 luglio al circuito di Misano Adriatico.